Ecco, via. Allora, numero 10 del Presidente, approvazione dello schema di test che con le medie imprese adottare correndo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale. Numero 11, del Presidente, approvazione dello schema di analisi tecnico-normativa da adottare correndo dei DDL e dei regolamenti di iniziativa della Giunta regionale. Numero 12, Assessore Boitano, leggi 457 del 78 e 579 del 78. Localizzazione dell'importo di euro 1.552.504,63 sul PQR 2008-2011 per la realizzazione numero 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Savona. Località non dispone. Questa cos'è? Sono altri 5 alloggi insieme ad altri 5 alloggi su 10 alloggi che verranno realizzati, possiamo ovviamente presentarli insieme agli altri, ma vi ho detto, no? Sì, ho detto che Ivan ne prepara un po' per la settimana prossima, 4, non più di 4, se non conosce. Già la scheda pronta, la vediamo e la presentiamo Ma insieme c'è questo di Savona o no? agli altri 4. No, non l'avevamo previsto questo. Posso ICI? Sì, per fare cose un po' diverse volta per volta. Perfetto, vai. Numero 14, assessore, no, ho saltato, 13, assessore Briano, adozione e zonizzazione ex articolo 3 decreto legislativo 155 del 2010 di attuazione della direttiva 2008 50C relativa alla qualità dell'aria, ambiente per un'aria più pulita in Europa. Numero 14, assessore Briano, approvazione del protocollo di intesa aggiuntivo tra il Ministero dell'Ambiente e del Territorio del Mare, Regioni, Province Autonome, Federparchi e enti gestori del SEPA interessati alla tutela della Convenzione delle Alpi. Numero 15, l'assessore Paglia, delegato all'assessore Cucinelli, progetto Gate, approvazione del protocollo di intesa con RFI per la progettazione delle fermate di Erzelli e aeroporti di Corigliano Est e del riassetto della stazione di Sestri Ponente. Quindi il progetto riguarda tutte e tre stazioni, tutte e due stazioni. Tutte e tre stazioni. Sono parti, no? Con questo progetto si affida a RFI l'incarico di fare il progetto definitivo della nuova fermata di Cornigliano, il definitivo della nuova fermata di San Giovanni d'Acri e il progetto preliminare della stazione di Sestri Ponente, non più allungata con il nuovo piano del valore ferroviario, anche per consentire l'allargamento di via Fucini. Perfetto. Sono preparatissimo, persone mie. Parte sono soldi europei, adesso non lo so. La regione partecipa con 120.000 euro che saranno impegnati in una seconda fase per dare prima modo a tutti i partner di approvare il protocollo. Ambasciatore. Non sei l'ambasciatore, c'è da dire. Sì, va bene. Questo è vero. Ambasciatore delegato. È in sacco. È in sacco. L'ha già letto, l'ha già letto, dai, non è finanziata, ha ragione la direttore. Vabbè, tanto è un cofinanziamento europeo, quindi è messo dito, cioè non è detto qua. Vabbè, che lo vuoi fare? No, va bene, monitoriamo. Ok. Il numero 16 dell'assessore Rambaudi, prosecuzione della collaborazione tra la Regione Liguria e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in materia di accreditamento dei nidi d'infanzia ed estensione del sistema ad altre tipologie di servizio educativo, impegni di euro 30.000. Numero 17, assessore Rossetti, vicepresidente, ripristino di contabili di pensione di competenze del Dipartimento Salute e Servizi Sociali per 290.234,98 euro. Numero 18, assessore Rossetti, autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale, Assemblea legislativa, a bisogno 2014. 25. Rispetto all'inizio di questo mandato sono meno 6. 30 e mezzo, però c'erano quelli che erano fuori, comunque meno 5 e mezzo. Un sesto, 16%. Beh, di più, 20% quasi. Vabbè, dai.
fuori sacco. Infatti che in sacco sono qui. Cioè, adesso passiamo fuori sacco. Allora, del vicepresidente. Individuazione dei centri per l'arte. La casa è a palazzo lei. Verifico. No, ma nel senso che lavora qui. Sì, 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 sì. Allora sì, facciamo insomma due giorni, facciamo un fast. Siamo un'ora e mezza anche che ragione. Chiedo scusa per questo. Allora, del vicepresidente, individuazione dei centri per la prescrizione di medicinali soggetti a registro AIRA. Poi del vicepresidente. Direttiva vincolante, ex articolo 8 legge regionale 41 del 2006 per aziende, enti, istituti del servizio sanitario regionale in materia di utilizzo condiviso di graduatorie concorsuali. Questo diciamo le aziende che devono attingere per quel che riguarda le assunzioni alle graduatorie attive di altri anche aziende. In questo modo risolviamo quel problema che si era manifestato con il concorso infermieri dell'Evangelico, dove partecipanti erano tantissimi. Quella graduatoria, se le graduatorie sono già pubbliche, il primo non era previsto. Cioè, un conto è farlo prima in assenza dei nomi. Allora, io credo che non sia neanche ancora concluso quel concorso. No, io non parlo di quello, ma se no, no. Noi diciamo in via generale, ma di quelli già con i lavoratori già definiti, qualcuno potrebbe dire che lo sapevo, ma è proprio. Questa preoccupazione che ho espresso io non mi hanno io non so chi l'ha fatta, però io so che sul 101 la possibilità è previsto l'utilizzo delle graduatorie. Sì. È previsto dal 101, ma comunque guardate, vale per il futuro. Che è già una norma. È già fondamentale. Il 101 prevede invece che si debba pescare la graduatoria in essere, però diciamo guardate. Allora, dell'assessore Rossetti, vicepresidente, deliberazione 17 del 26 novembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera concernente il bilancio di previsione 2013. Del presidente, concessione del patrocinio e d'uso del lavoro della Veda Regione per iniziative varie. Dell'assessore Berlangeri, modifica delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sui flussi turistici per i mobili. Poi tre deliberazioni dell'assessore Rossetti che riguardano l'approvazione in pratica del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, quindi Rossetti e Briano, degli enti parco, Antola, Abeto e Begua. Dell'assessore Boitano, Arte La Spezia, legge regionale 10 del 2004, titolo 4, cessione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Posso tornare alla festa di Spezia. 2014-2016. C'è uno che ogni volta che andava a festa di PD diceva gridava. Sì, questo è il piano per La Spezia. Quindi abbiamo sempre prevede il massimo. Se magari non le comprano. Prendo quelle vendute. No, no, quelle vendute che va al massimo 10%. Nel primo piano è stato venduto 74 cessioni soltanto su
270, 290, adesso ci sono la previsione di altri alloggi da vendere, altri 206, e questi consentiranno naturalmente di fare strutturazioni e quanto abbiamo ancora da fare in quella zona, soprattutto quando guardi per quello. Per quelli venduti, che sono 74 su 290, l'introito è stato di 4.603.000 euro. Quanti? 4.603.000 euro. Quanti alloggi? 74 venduti, 290 previsti. Il nuovo piano prevede 200.000 euro d'alloggio. Il prossimo piano ne prevede 206, che a sommate 74 fa sempre il 10%, e si prevede una stima che è stata fatta dagli uffici Arte e La Spezia di farlo introito di circa 6 milioni. Va bene, via. Direi che... Magnifico. Ecco, oggi facciamo abbastanza presto, anche se poi ci sono alcuni argomenti grossi. Caterina Giallo dal fondo. Toenco Briano. C'è la scheda della messa in sicurezza di Toenco, diciamo, è un lavoro che finisce a febbraio. In realtà il lavoro grosso è finito, la febbraio, perché dovrebbero fare un po' di... Follo, sì, scusate. Frazione di Follo. Toenco, frazione di Follo. È una roba che è alta giù il 24-25 dicembre 2009, quindi insomma, 4 anni fa. La gente è tornata, mi pare che sia a posto. Ma abbiamo messo queste due oggi, l'altra è la messa in sicurezza di Quigliano, perché sembra che non si sia fatto niente, avevamo fatto 50 interventi, insomma, che ce ne avrebbero 5.000, questo è un altro discorso. Solamente che le due di oggi sono 5 milioni di euro, insomma, 4 milioni e 700. Dimmi. Saremmo pronti a farne tanti, che abbiamo fatto un calcolo dei dati che abbiamo permesso al Ministero, noi saremmo pronti per partire con 400 milioni di opere. Vabbè, comunque queste due sono cose finite, sostanzialmente Quigliano non si va, nel senso che un lavoro sul Torrento, non è che vai a lavorare sul Torrento, in giro così. No, però Quigliano è un comune veramente all'avanguardia, sia sulla messa in sicurezza che sulla piani di lo rappresentiamo qua, mentre invece il sindaco di Folla, che c'è, che ci andiamo molto male. Ok. 8 marzo. Festeggiare. 8 marzo. Va bene, poi invece invertiamo le ultime due. Vabbè, qui ci avete il completamento di gennaio, che ormai è poca roba. Sabato 100 giorni con volete, meglio che venga Lorena, no? Domani, sì. Ma è tanto che c'è. Al mattino anch'io con volete. Sì, sì. Come si chiama? Mi sono perso. C'è una cosa nella Croce Rossa e un'altra cosa. Vabbè, questo si vede. E poi il 28 invece bisogna partire dal consiglio un po' prima, insomma. Recupero batterie camoglie, sono quelle parti di Porto Torino, diciamo. Per competere. Ah, 14, sbagliata l'ora. È posticipata di un'oretta. Eh sì, perché sennò il consiglio è un po' troppo importante. Va bene, ok. Sì, però no, lui ne ha parlato. Va bene, ci sarà un barca che ci aspettano. Dobbiamo aspettare quella di linea. Vediamo, dai. Organizzato un po' voi. Ah, si va a piedi? Si fa quel pezzettino che avevamo fatto l'altra volta. Eh sì, perché si va a Punta Chiappa e si sa, si va a Sanno che si scende, sono già stato lì. Invece poi ci sono le prime cose di febbraio, che sono tre. Una è la partenza alle 6.25, chi volesse aggregarsi, non so Pippo se vuole venire alle 6.25 a Spezia. Perché no? C'è il viaggio per pendolare, il primo giorno qui si va per la Biassa. Poi si arriva qui e si va a Cairo, dove c'è l'inaugurazione di Cairo. Da tempo previsto, problemi, no? No, poi c'è la terza commissione. Facendo saltare, vabbè, fare saltare
30 c'è invece l'Ensena. Poi li fa saltare. Ma io però ve lo dico con un anno d'anticipo. Il 10 febbraio sarà un mese che è fissato. Sì, sì, non me lo dite quando lo fissiamo. Io che non lo pensavo. Ah. Non fa più tardi. Mettiamo se si possono dopo far saltare la commissione. Cambiamo l'ora, cambiamo sotto il mezzo. No, se fosse fosse possibile farla. Giovai. Farla al pomeriggio. Stesso. Ma basterebbe l'una in modo da stare in commissione fino a mezzogiorno e poi andare. Allora facciamo 13 e 16, dai. Tanto la luce si allunga un po'. Sono qui. 13 e 16, cambiamo leggermente gli orari, va bene? Perfetto. Adesso. Impresa e progetto strategico, non so come lo voglio chiamare. Dunque, volevo dire questo, cominciano ad essere disponibili gli ID per venire qui. Il 31 viene Ericsson. No, Siemens, Ericsson adesso. E il 14 viene Zampini. Allora, il modulo potrebbe essere così, che li facciamo venire verso 12 e tre quarti, no? Va bene? Devo ripetere? Allora, il 31 viene Siemens, si chiama Golla, e il 14 febbraio viene Zampini. Il modulo potrebbe essere così, che li facciamo venire i 45, lo facciamo venire, no? Tre quarti d'ora, mi sembra che siano sufficienti, no? Sì, perché insomma mi sembra da fare anche per tutti utile, no? Tra qualche d'ora qui. La conferenza stampa a me è sempre un e mezzo, no? Per avere più tempo. Cosa dite? Va bene? Va bene. Bene. Quindi il 31, poi man mano che sono disponibili. Allora, 31 Siemens e 14 Ansaldo Energia. 12.45 giunta regionale, 13.30 conferenza stampa. Invece oggi affrontiamo Ericsson, che è gemella di Siemens, nel senso di compagna di collina. Su cui vi prego di seguire bene la cosa, anche voi bilancisti, cioè, adesso Renzo la spiega, ma comunque questione delicata è questa, sapete che andata su, abbiamo avuto un po' di tensione per lavoratori, eccetera. Ora però questa cosa qua dei fondi europei, che qualcuno voleva dire non li ridiamo più perché hanno ridotto l'occupazione, eccetera, eccetera. Al di là che mi sembra un atteggiamento, come dire, buffo, no? Sono aziende in difficoltà e neghi dei finanziamenti, va ancora più buffo, insomma. Però adesso, come spiegherò, c'è un problema serissimo, perché il euro è in ritardo, eccetera. Siccome noi abbiamo messo in questa programmazione, o si fa presto, o siamo del gatto. No? Questa è la sostanza. Sì, la sostanza è questa. È giusto un po' più in generale. Situazione gestibile. Ecco, comunque. Scusa, solo per gli assessori, non per la stampa. Le due schede del venerdì potremmo mettere da venerdì prossimo, no? Che a loro magari serve. Ericsson, come diceva adesso il Presidente, è stata la prima azienda che ha fatto il trasferimento su a... Poi la giusta anche di là, questa cosa, diciamo, sempre così. Che ha fatto il primo trasferimento a Erzelli. È un'azienda che su Genova ha un insediamento considerevole. I lavoratori diretti Ericsson della sede di Genova sono 740, con gli indiretti... si supera gli 800-850. Ho già fatto correggere a Alberto. Già... Oh, abbiamo messo oltre 800 perché non c'ho il numero esatto degli indiretti. E infatti.
dicevo, quindi ha una consistenza significativa da questo punto di vista come numero di addetti, ma è una presenza significativa anche per funzione, nel senso che la sede genovese svolge una funzione rilevante nel quadro complessivo dell'attività di ricerca che la multinazionale svolge, e qua c'è un centro di ricerca e di sviluppo di apparati e di sistemi di telecomunicazione, e questa parte di attività è un'attività che è al servizio dell'intero gruppo. Ericsson nei mesi passati ha vissuto una situazione anche di confronto vivace, diciamo così, con le organizzazioni sindacali per un piano di esuberi che era stato messo in campo a livello nazionale, che riguardava anche la sede di Genova. È stata una trattativa lunga, difficile, tra l'azienda e il sindacato, che ha portato poi alla sottoscrizione di un accordo. Si era ridotto in maniera considerevole il numero di esuberi, c'erano state politiche di incentivo, e l'ultimo accordo prevede che comunque per 22 mesi dalla firma di quell'accordo lì non si mette più mano alle questioni che riguardano gli organici. In quella fase di tensione c'erano state alcune posizioni, siccome con Ericsson era stato firmato quell'accordo di programma che vedeva fra i firmatari MIUR, MISE, Regione, Comune e Provincia, per cofinanziare alcuni progetti di ricerca che metteva in campo Ericsson. Infatti nell'accordo di programma c'è un impegno a sviluppare nel sito genovese circa 73 milioni di investimenti per quanto riguarda progetti di ricerca, e sulla base dell'accordo di programma questi investimenti erano sostenuti 11 milioni dalla regione attraverso fondi europei, 24 milioni di finanziamento del MIUR, 6 milioni e 9 di finanziamento del MISE e 31 milioni e 4 di finanziamento proprio di Ericsson per sostenere questi progetti di ricerca. Nei momenti di tensione dell'accordo, del confronto sindacale, qualcheduno aveva detto gli date i soldi e poi questi scappano. Non era vero né l'una né l'altra cosa, nel senso che soldi non ne avevamo dato a nessuno, i soldi erano stati allocati come sono ancora allocati oggi per finanziare progetti di ricerca, non era stato erogato al momento, neanche oggi ancora, neppure un euro, e comunque Ericsson non aveva la condizione che volesse scappare, quindi erano inesatte entrambe le valutazioni. I tre progetti di ricerca sono da troppo tempo all'esame dei comitati di valutazione. Questo sta determinando oggi due ordini di problemi. Un ordine di problema che noi cofinanziando con fondi europei siamo nella condizione di dover rispettare i tempi della rendicontazione dei fondi europei. C'è un problema probabilmente anche per Ericsson, che essendo stato passato molto tempo dal momento in cui sono stati presentati, non è escluso che abbia almeno su un paio di questi bisogno di rimodulare i progetti stessi di ricerca. Io ho chiesto di poter parlare con col ministro, perché al MIUR in questo momento qua l'interlocuzione non è semplice, non è facile. Ho parlato ieri col capo di gabinetto del ministro Carozza, gli faremo avere una nota riferita a queste cose nei prossimi giorni perché faccia un approfondimento. L'ipotesi potrebbe essere quella che arriviamo a sottoscrivere un atto aggiuntivo all'accordo di programma, nel caso che i tempi si allungassero, sottoscrivere un atto aggiuntivo all'accordo di programma dove su eventuali progetti che dentro a questi tre Ericsson avesse bisogno di rimodularli dal punto di vista dei contenuti, ci sia un impegno a mantenere il quadro di finanziamento complessivo, a rimandarle eventualmente alla successiva programmazione dei fondi europei, stante il fatto che comunque nelle linee di indirizzo anche del prossimo POR finanziamenti a grandi imprese continuano a rimanere
presenti, nel caso succedesse questo noi libereremo risorse che ci consentirebbero nell'immediato di scorrere le graduatorie che abbiamo già affrontate, in modo particolare sul bando innovazione, dove ci abbiamo ancora da scorrere parecchie posizioni per finanziare tutti i progetti presentati il primo giorno, quindi non sarebbe neppure male. Quello che credo che possiamo rassicurare è che non c'è da parte di Ericsson nessuna posizione di tornare indietro rispetto alla messa in campo di progetti di ricerca anche rilevanti, e credo che noi dobbiamo ribadire che non c'è nessuna volontà da parte della Regione, se ci fosse un problema temporale, di giocare questo per dire che ci tiriamo indietro. Si tratta soltanto di rifasare le nostre linee di finanziamento. Dunque, noi li vediamo prima di andare a inaugurare SIN. Mercoledì. Vabbè, lì non c'è scritto negli appuntamenti, perché sono cose, diciamo, fatte da noi, quelli per inaugurazione. Però si inaugura SIN in San Paolo. Mercoledì alle 11. Lo dico subito. Dicevo che non c'è scritto negli appuntamenti, perché sono cose che facciamo noi, questa qui è una cosa che fa un'impresa, però si inaugura Siemens. Sì, sì, no. 29 lo so, guardavo l'ora. Alle 11. Alle 11, aspetta. Basta. Ho visto che tu hai, non so che pare ci sia Baretta, voce. Vabbè, se vai ci dividiamo. Mi ha mandato un SMS perfetto, che pare che sia il 29 pomeriggio del 18. Vabbè, già si potrebbe anche fare una cosa o l'altra, vediamo. Se... 29 mercoledì. Sì, sì. Cioè, io sono andato. Vabbè, penso che non ci vada voi, di no? Io. Ah, sì. Insomma, fanno una operazione. Per la capacità di negoziare di questo. Vabbè, la faccio sapere. Va bene, adesso vediamo invece l'altro. L'altro argomento, che sarebbe... Dunque, io ho fatto fare agli uffici, a Lella, che però è la cosa di Guido Rossa, il punto sugli investimenti FS, che da un'ora mettiamo la rete, quindi... Comunque, credo che sia utile, come dire, fare il punto, cioè davanti, lo scorso, perché è chiaro che partiamo dalla vicenda, diciamo, di Biondora. Vabbè, dunque, io dopo la Ferrovia del Ponente, che è la cosa da cui partiamo in questa nota, una cosa cominciata, penso, negli anni 60, insomma, le due tratte che ancora mancano sono la finale Andorra e Andorra-San Lorenzo. Andorra-San Lorenzo la finanziai io ministro nel 98, con la legge 30, nel 98, quindi il finanziamento è disponibile da 16 anni. 15 anni e 11 mesi. Sì. Io hanno fatto una gara che ha vinto una ditta spagnola che ha fatto il 50% di ribasso, e per un po' le cose sono andate anche abbastanza bene, poi sono iniziati guai tremendi. Sì. A un certo punto loro si sono messi in una logica di rescissione, poi è intervenuta anche la magistratura che ha sequestrato il cantiere, perché ha trovato dei conci che contenevano meno ferro di quello che era previsto nel capitolato. A questo punto loro hanno riappaltato a tre diverse imprese per finire i lavori, ma la Ferrovial, diciamo, non libera, probabilmente motivi, come dire, di contenzioso, di ricatto, vogliamo dire, per difendere i suoi interessi legittimi o meno, delle aree, quindi è ancora, come dire, indefinito il tempo. Voi ci hanno detto ancora giovedì dal Ministro che se si liberasse tutto presto, potrebbe essere ancora in tempo a finire alla fine del 15, insomma, però più va avanti questa situazione di blocco del cantiere, diciamo, e più questi tempi di vita, insomma. Va bene, e questo è, diciamo, questa tratta, questo incidente qui è Andorra, quindi è, diciamo, sul confine tra i due interventi, ma è già di là,
se questo intervento fosse stato concluso nei tempi giusti, non avremmo avuto i problemi, diciamo, che abbiamo in questo momento, che sono molto grossi. In questo incontro, dunque, io parto con Moretti domenica, poi sono dei giornali, ma comunque siccome lì è molto, molto, come dire, calda la situazione, per capire i punti per bene. Moretti domenica mi ha detto interveniamo noi, poi si vedrà, insomma, qualcuno va a pagare, ma si vedrà. A condizione che l'arma sia sequestrata, questo è abbastanza ovvio, non lo è, o meglio, è interdetta, ma per motivi di sicurezza, non per motivi, diciamo, di indagini. E a condizione che la protezione civile ci dica come dobbiamo intervenire. Poi nel frattempo è successo anche Nervi, abbiamo chiesto di vedere anche Nervi. Sono venuti lunedì, quindi devo dire in tempi estremamente rapidi. Abbiamo visto sia Nervi che là. E prima che andassimo al ministro, cioè martedì alle 5, avevano già redatto, come dire, un verbale, un memoria di come va fatto l'intervento, se non buona sostanza, che abbiamo consegnato a RFI al ministro. Questo intervento si farà in due fasi, una prima fase in cui, come dire, si consente il transito, ma non è ancora messo in sicurezza definitiva, diciamo così. Il che costringerà i treni per un periodo indefinito ad andare più piano, insomma, oddio, io non è che andasse a velocità proprio fantasmagorica, che ci dice, però più piano ancora, insomma. E poi la seconda fase, appunto, i tempi indefiniti in cui mettere le cose a posto, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente lì si aprirà un contenzioso complicatissimo, no? Perché l'intervento immediato pare che costi un paio di milioni di euro. Quello definitivo non so bene quanto costerà, insomma. Adesso sostanzialmente Moretti ha chiesto che venga messo a carico delle azioni del commissario che avrà deciso il Consiglio dei Ministri oggi o venerdì prossimo. Il compenso dei danni subiti da ottobre a gennaio è 300. Quanto? 300. Dove per danni si intende danno diretto. Se vuoi andare vai, tipo, dai, bene. Vai. Così eviti anche di girare. Diciamo. Io non ti fermerò, se vuoi andare vai. Sì. Va bene, dai. È bene che uno va, dai, va bene. È del medico. Ora, è chiaro che noi prenderemo una cifra, diciamo, infinitesimale rispetto a questa cifra qui, quindi sarà un bel guaio, insomma. Nella relazione che abbiamo messo anche le strade interpoderali, poi di questo genere, insomma. Cioè, è chiaro che noi non possiamo rifondere i danni alle aziende, diciamo, no? Anche se in molti casi danno all'azienda coincide con un danno al territorio, di fatto, quindi quello sì, no? Cioè, se un universo è andato via, non è che tu puoi pagare le piante, no? Immagino, però diciamo potresti mettere il ripristino del territorio su cui puoi piantare altre piante a spesa del conduttore del fondo, per fare un esempio mi sembra abbastanza, no? Abbastanza calzante. Vabbè, adesso Gabriele non mi sembrava molto dell'idea di mettere il costo di quell'intervento dentro l'ordinanza, comunque vedremo, insomma, adesso l'importante è che si faccia. I tempi che ci hanno indicati per questo recupero qui sono 6-8 settimane per la prima fase. Ho visto che a seconda dei giorni questo treno lo tagliano o lo recuperano, cambia sempre questa versione qui. Comunque, io pregherei la protezione civile e si vede molto da vicino questa roba qui, insomma, perché chiaramente è molto molto importante questa roba qui. Ieri Vesco è stato giù. E domani, no, e oggi, mi pare, va ad Andorra, non so se andrai anche tu, qualcuno, insomma, a discutere bene, come dire, c'è stato qualche aggiornamento, aggiustamento, tutta la questione di servizi alternativi, perché è chiaro che due mesi senza treni sono una cosa molto complicata. Sono una cosa molto complicata.
E questo è, diciamo, il discorso. Poi abbiamo detto alle ferrovie che siamo disponibili a affiancare nel rapporto con la magistratura per vedere questa roba qui. Sostanzialmente il tribunale, anzi ti pregherei di vedere a te questa cosa che la conosci un pochino meglio, magari ti chiami Irella o i suoi, come dire, uffici. Mi pare che il tribunale abbia avviato uno studio per decidere chi ha ragione tra ferroviale e RFI, Talfer, non so, comunque lo stesso, e che abbia però come dato un incarico al CTU per capire come stanno le cose. Chiaro, non si sblocca quella cosa lì, non si può dire quando finirà il lavoro, che è un guai, insomma. Poi tra Bisagno, Strade Santuari, sono da raccontare tante di quelle vicende come tal basta, paese che se non cambia le regole non si potrà mai fare. Insomma, questa è la situazione di quel raddoppio lì, insomma. Dopodiché, quel raddoppio lì allocammo allora 630 milioni di euro, sono sempre lì, diciamo, parte spese naturalmente, ma comunque bastano, quindi non c'è un problema di soldi, diciamo, c'è un problema di contenzioso. L'altro pezzo invece è progettato, il progetto è condiviso al definitivo, il problema è che lì invece mancano i soldi, che sono 1,5 miliardi, sia perché magari è più lungo, sia perché magari è più contato, sia perché sono passati tanti anni, quindi è chiaro che sono diventati anche i costi. Questo è il quadro di quella roba lì, insomma. Vabbè, poi sono in corso i lavori del nodo, dopo uno stop sono ripartiti, è partito il valico. Abbiamo scritto in questa nota anche questo piccolo intervento della Biassa che sta per essere finito, e abbiamo scritto in questa nota anche l'intervento assai in ritardo delle stazioni Principe Brino. Questo è quale interventi si è per essere fatto. Il complesso di cose di cui parliamo è 9 miliardi circa, di cui 7,5 completamente finanziati, e quindi l'unico finanziamento che manca è quello della finale. In realtà il valico non è esattamente tutto finanziato, ma c'è un meccanismo automatico di finanziamento legato a otti costruttivi, quindi praticamente si può considerare finanziato. Nel senso che le risorse il tesoro le mette quando spendono quelle precedenti e così via. No? La Corte dei Conti è stato questo meccanismo molto delicato. E questo è, insomma, io pensavo di fare un po' queste cose per i vari comparti, strade, autostrade, ferrovie, porti, insomma, no? E qui non siamo di fronte, come dire, a una parte complessiva di risorse allocate in questo campo, sono anche tante. Siamo di fronte invece a una difficoltà ormai cosmica nel fare le cose, insomma, già che ci siamo qui, appunto, vi racconterei questo, il Bisagno fuori dei santuari. Bisagno, diciamo, sapete che il commissario ha assegnato un lavoro all'impresa X, che l'impresa Y ha fatto ricorso, questo ricorso è stato accolto dal TAR, che ha detto che la commissione è incompetente. Sottolineo perché è una cosa molto divertente, l'impresa che ha avuto tolto al TAR e il commissario ha impugnato tutto al Consiglio di Stato, che dopo più di un anno ha detto che il TAR non era incompetente, perché doveva essere correlato a giudicare la cosa. Per un giorno il giornale ha capito che partisse il tutto, invece adesso l'impresa che ha fatto il corso a Genova la fa al TAR del Lazio, e quindi si ricomincia da capo. Quindi un'opera che, diciamo, ci sono i soldi e non li spendono, dice Orlando, ho capito, ma non è che non li spendiamo, non siamo capaci, non li spendiamo perché questo paese ha regole impossibili, insomma. Cioè, in questo caso ci sono davvero i soldi, ma non ci sono soldi spesi, sono pure il commissario, che adesso si è pure dimesso, adesso non so in quanto tempo riusciremo ad avere un nuovo commissario. Ora, a me pare abbastanza incredibile che anche le opere con la vita dei cittadini siano sottoposte a questi tormenti qui, insomma, neanche quelle che salvano le vite si salvano da queste robe qui, insomma. L'ultima è quella dei santuari, che credo che sia giusto raccontarvi. La strada dei santuari è quella che va da Vernazza a Monterosso, se non senza quella strada lì ci vuole 1,5 ore, con quella strada lì ci vogliono 5 minuti, eh? Vabbè, noi non avevamo soldi, abbiamo chiesto ad Aspi di farci, poi non ce l'ha fatto Autostrada per l'Italia.
poi abbiamo trovato i soldi dal CIP, poi abbiamo fatto, diciamo, le gare, ha vinto un'azienda di Reggio Calabria. Come è previsto, francamente non bisogna neanche pensare che sia ancora di male se vincono di Reggio Calabria, si mancherebbe altro. Abbiamo chiesto l'antimafia, la prefettura di Reggio Calabria ha 45 giorni, poi va, vige il silenzio assenso. Nei 45 giorni la prefettura non ha, diciamo, risposto. I nostri uffici sono voluti prendere un minimo di cautela, hanno aspettato 90 giorni, quindi 45 giorni in più. Non ha risposto neanche nei 90 giorni, però ci ha detto, come la prefettura di Reggio Calabria, di affidare pure un lavoro inserendo la clausola che se durante i lavori loro scoprissero che c'è qualcosa che non va, bisogna rescindere con. Che è anche un po' imbarazzante, perché insomma, prima la contraria uno è che o lo sai o non lo sai. Cioè, voglio dire, avranno gli schedai, avranno, non è che può diventare. Vabbè, questa formulazione è stata inserita e accettata, ma questa formulazione è andata un secondo, che non aveva argomenti, perché si è fatto il massimo ribasso contrario alle ali, quindi delle cose molto matematiche, se praticamente un computer che è un. Ha fatto ricorso al TAR e ha chiesto la sospensiva. Il TAR si è pronunciato a dicembre e si è aggiornato a ieri. Ieri l'impresa ha ritirato la sospensiva e ha chiesto che venisse celebrato immediatamente il merito, che è fissato il 27 di aprile, che è anche il giorno del mio compleanno, ma la cosa non mi rende particolarmente felice. Adesso noi ci assumiamo la responsabilità di assegnare il lavoro senza giudizio di merito del TAR. E forse riusciamo ancora a arrivare per le strade, o se no si perde un'altra strada. Non so, adesso vedete un po' cosa fare. Insomma. Però, come dire, non, è impossibile salvare un paese in queste condizioni. Cioè, non lo aggiusti più, no? Cioè, un paese che sta morendo e non c'è. Tutto congiura perché non si faccia. Tutte le leggi sono fatte apposta per aiutare quelli che vogliono impedire di fare. Tutte, non c'è per esempio un tempo massimo per i corsi, neanche per le opere che salvano le vite, ma vi sembra una cosa normale. C'è un'opera che salva la vita umana, non c'è un tempo per stabilire, diciamo, perché insomma adesso il Bisagno, mi spiega la dottoressa Mirevini, no? Il suo staff di collaboratori, che senza il lavoro già fatto, l'ultima alluvione sarebbe stata una cosa tremenda, no? È chiaro che più ne fai e più metti in sicurezza. C'hai 35 milioni da spendere, che aumenta la sicurezza. E... cioè, manco per queste qui c'è una regola per cui devi metterci un mese. Cioè, neanche per queste qui, in realtà sono tutte uguali. So. È la zona con più popolazione e più rischio. Ma pure le prime 5 in Italia. Va bene, questo è quanto. Conferenza stampa. Noi quindi oggi affrontiamo. Non ho finito. No, perché mi sta chiamando dalla prefettura per la frana di nervi. Posso un attimo? Certo che puoi. Sì, c'è una conferenza stampa. Oggi presentiamo Torrente e Quigliano, presentiamo Ericsson, presentiamo interventi FS, magari facciamo anche una cosa, due cose qui. Tra parentesi, Repubblica di oggi scrive che non ci siamo affatto preoccupati dell'ultimo, ce ne siamo preoccupati e come? Dell'ultimo. Ce ne siamo preoccupati e come, io oggi lo direi pure. Noi ce ne siamo preoccupati e come, tant'è che abbiamo preso contatto, quindi si è dimesso. Magari su spontanea volontà, ma comunque in coincidenza è una sollecitazione, così tanto per essere chiaro. Infine, due cose che volevo dire a Renzo. Mi dicono, mi dice Confindustria, che ho visto ieri per preparare questo incontro del 14, mi sembra seria la proposta di centrale del latte, che dovrebbe garantire come numeri la totale, diciamo. E già che siamo qui ti chiedevo di rivedere un po' anche scrivere se per caso in questo clima di bellissima impresa non sia possibile immaginare che proviamo di nuovo un po' a rilanciare qualcosa di sì. Sì. Io non ho altro, se avete altro, diciamo, se no facciamo le periservate e poi ci mettiamo a rifarsi. Avete altro? Via, possiamo spegnere.
sai come fanno in Francia, presidente? Fa prefetto. Scherzoso? Fa il gas, luce, prefetto, come sta? Perché è diverso il sistema.